Quando starai attraversando la tua vita, voglio che smetti di dire di star facendo soldi ed inizi a dire che stai prendendo soldi. Molte persone hanno questa prospettiva, lavorare e fare soldi. Quindi vanno al lavoro, guadagnano qualcosa e credono di star facendo dei soldi. Non puoi fare soldi. Puoi solo prendere soldi da altre persone. Puoi solo convincere altre persone a darti i soldi ed è l'unico modo in cui si possono fare soldi. A meno che tu non sia la Federal Reserve e tu non sei la Federal Reserve. La Federal Reserve fa i soldi, tu li prendi. Quindi quando starai attraversando la tua vita, voglio che smetti di dire di star facendo soldi ed inizi a dire che stai prendendo soldi. È così che devi pensare, non li stai facendo, li stai prendendo. Quindi devi iniziare a parlare così, devi prendere i soldi. Gli affari sono semplici. Si tratta dei soldi di altre persone, solo su questo si basano gli affari. Si tratta di convincere altre persone a mandarti i loro soldi. Sono solo questo gli affari. La Federal Reserve fa i soldi. In America sono i dollari, ma non importa in quale paese tu sia, avrai la tua versione della Federal Reserve. Loro creano i soldi dal nulla. Devi capire due cose allora, che i soldi non sono reali e che vengono creati dal nulla per schiavizzarci. Tu sei uno schiavo dei soldi. Quello che fanno i potenti del mondo è di digitare dei numeri su uno schermo ed accendere la stampante per creare dei pezzi di carta che poi useranno per farti fare cose che non vuoi fare e renderti uno schiavo per dei pezzi di carta che hanno creato per nulla. La cosa sbagliata di questo è che questo distrugge l'idea di poter risparmiare per arricchirsi. Un sacco di persone vengono da me e mi dicono sto risparmiando, se risparmio per la mia pensione, risparmio, non puoi arricchirti risparmiando, in quanto non potrai mai risparmiare più soldi di quanto ne stampi la Federal Reserve. Lo chiamano quantitative easing, lo chiamano salvataggio dell'economia, lo chiamano con tutti questi nomi stupidi. Essenzialmente quello che fanno è accendere la stampante e stampare dei soldi. Quindi non ha senso risparmiare questi soldi, lavorare duro e risparmiare delle piccole quantità, perché tanto poi ne stampano altri. Infatti, devi fare i conti con l'inflazione. È per questo che i tuoi soldi valgono sempre meno ogni anno. Quindi la mia idea è, se sempre più soldi entrano in circolazione, devi trovare un modo per fare sempre più soldi. Non devi conservare quelle minuscole quantità come uno scoiattolo, lascia che risparmi questi. No! Ogni giorno ne esistono di più, ogni giorno ci sono più soldi. Ricordati che non stiamo cercando di fare soldi, stiamo cercando di prendere soldi. Ogni giorno ci sono sempre più soldi, ogni strada che percorri, ogni edificio che vedi è di proprietà di qualcuno, qualcuno possiede quell'edificio, miliardi di dollari, percorri una strada e vedi miliardi di dollari, un grattacielo vale miliardi di dollari, da Tokyo, Dallas, Shanghai, Los Angeles, ovunque ci sono un sacco di soldi, ovunque, e devi trovare un modo per prenderli, non puoi farli e non puoi conservarli. Voglio fare un rapido esempio, ok? Immagina di guadagnare 10.000 dollari al mese. Io ho 3 milioni di dollari in auto, quindi immaginiamo che tu guadagni 10.000 dollari al mese, perché tutti dicono che se guadagnassero 10.000 dollari al mese sarebbero molto felici. Quindi, se credi che 10.000 dollari siano una bella cifra, facciamo qualche conto. Ho 3 milioni di dollari di auto, tu ne guadagni 10.000 al mese e risparmi il 100% del tuo guadagno, non ne spendi neanche uno, neanche un centesimo. Mangi gratis, bevi gratis, vai al lavoro gratis, l'affitto è gratis, non esci con gli amici, non fai nulla ed ogni mese risparmi i tuoi 10.000 dollari. Ti ci vorranno 300 mesi, 25 anni, diviso 12, 300 sono 25 anni. 25 anni della tua vita per risparmiare abbastanza soldi per comprare le mie auto. 25 anni della tua vita e devi lavorare e non spendere neanche un dollaro per comprare le mie auto. È impossibile. L'unico modo per comprare le mie auto è di guadagnare di più, non risparmiare. Sbarazzati dell'idea di risparmiare, sbarazzati dell'idea di fare soldi. Non voglio dire di essere irresponsabile, non voglio dirti di buttare via tutti i tuoi soldi, ma solo che l'idea del risparmio è una stupidaggine, una bugia che i potenti, i padroni degli schiavi, vogliono che tu creda. Oh, non preoccuparti, continua a lavorare e risparmia 100 dollari al mese mentre io ne produco miliardi alla settimana. È una cosa stupida, non essere stupido. Sempre più soldi esistono ogni giorno, quindi devi trovare un modo per prendere più soldi. I soldi non stanno mai fermi. Se li metti in una banca, quella banca li userà per farci qualcosa. Se li spendi per comprare, quei soldi si muoveranno da un posto all'altro. Se compri da Starbucks, allora Starbucks li userà per pagare i suoi impiegati. Gli impiegati andranno al negozio e compreranno qualcosa, i soldi sono sempre in movimento. Quindi, di nuovo, non stiamo cercando di fare soldi. Sempre più soldi esistono ogni giorno. Quindi lascia che ti faccia una domanda, così che tu capisca qualcosa.
se fossi abbandonato e vorresti prendere dei soldi. Come gli assaltatori dei treni, non proveranno mai a rubare l'oro quando si trova nel caveau o nella banca, ma provavano a rubarlo quando si muoveva. Aspettavano che venisse trasportato e poi lo assaltavano. Quindi quando qualcosa si muove, è vulnerabile. Annotalo, il denaro è sempre vulnerabile. Non stiamo cercando di fare dei soldi, stiamo cercando di prenderli. Sempre più soldi esistono ogni giorno e sono sempre in movimento, sono sempre vulnerabili. Sono sempre vulnerabili perché in movimento. Se riesci a identificare ed individuare un posto dove i soldi si stanno muovendo, se riesci a trovare un posto dove si stanno muovendo i soldi e gli blocchi la strada, allora i soldi saranno vulnerabili. Devi identificare dove si stanno muovendo e poi devi attaccare i soldi. Proprio come l'oro su un treno, devi assaltarlo. Io ho visto i soldi che si muovevano e li ho assaltati. Questo è quello che devi fare. Quindi riassumo. Non fai i soldi, li prendi. I soldi si muovono sempre. Ce ne sono sempre di più ogni giorno e sono vulnerabili. Devi trovare i soldi e poi devi attaccarli. Ti faccio un esempio. Pensa alle aziende come Glovo. Glovo, cos'è Glovo? Glovo ha pensato che le persone ordinano il cibo. Bene. Allora ha deciso di avere a che fare con le consegne di cibo dal negozio alla persona e di poterci fare dei soldi. È tutto qui. Hanno solo visto i soldi muoversi. I soldi vanno al ristoratore ed il cibo va alla persona. Se trovi un modo per metterti in mezzo nella consegna, allora potrai guadagnare dei soldi. È il mettersi in mezzo nel movimento dei soldi. Capire dove si stanno muovendo i soldi e mettersi in mezzo. Questo è un altro punto importante nel fare soldi. Le persone non prestano mai attenzione o non pensano mai a modi per fare soldi. Ti faccio un esempio. Quando ero al verde avevo già i principi che ho insegnato a te, che i soldi sono sempre in movimento e che sono sempre vulnerabili. Quindi ogni volta che spendevo soldi, ogni singola volta che spendevo denaro, mi sedevo a riflettere sul come mi avessero convinto a spendere quei soldi. Quindi ero da Starbucks e avevo comprato un latte, un caffè latte. Questo è quello che fate voi. Starbucks, un latte per favore. Bene, sono 5 dollari. Lo bevete e andate a casa. Questo è quello che fate voi. Questo è quello che faccio io. Un latte per favore. 5 dollari, pago i miei 5 dollari, poi mi siedo e guardando la tazza penso a 5 dollari. È al 99% acqua. Pagano la tazza per un centesimo, il caffè per 2 centesimi al massimo ed il resto è acqua calda e lo fanno pagare 5 dollari. Quindi penso a come mi abbiano convinto. Hanno una grande insegna fuori. Una grande insegna di Starbucks, la leggo e ho voglia di caffè. Conosco Starbucks, hanno una buona pubblicità su internet. Quando entro sento l'odore di caffè, ce n'è il profumo nell'aria. Poi penso a come mi avrebbero potuto far spendere più soldi. Ho speso solo 5 dollari, perché non ne ho spesi 100? Vendono torte? Vendono cibo? Sì, hanno del cibo, ma non sembra così buono. Non hanno pasti caldi. La maggior parte delle persone all'interno sono uomini, uomini nella loro pausa pranzo da lavoro. Perché sta servendo un uomo? Se ci fosse una ragazza carina al bancone, entrerebbero più persone per prendere un caffè. Capisci? Quando spendo soldi, mi siedo ed analizzo. Come ho speso i soldi? Come sarebbero potuti essere spesi più soldi? Come avrebbero potuto prendere più soldi da me? Quanto costa l'affitto di questo Starbucks? Se dovessi aprire un'azienda accanto a quello Starbucks, potrei vendere il mio caffè e latte per 4 dollari invece che per 5? Potrei pagare gli stipendi e l'affitto? Ogni volta che spendo i soldi osservo il motivo della spesa, quindi che possa identificare il movimento del denaro. E mi dai idee su come fare soldi. Quello che faccio ogni volta che vedo i soldi muoversi è di provare a esserne coinvolto. Devi vedere, devi cambiare la tua prospettiva sul mondo. Ogni volta che spendi soldi, ogni volta che i tuoi amici spendono soldi, ogni volta che vedi soldi spesi e di movimento, devi capire come ci sia stati convinti. Perché Starbucks non ha fatto 5 dollari, Starbucks mi ha preso 5 dollari, capisci? Starbucks ha preso i miei soldi, Starbucks mi ha derubato, ha preso i miei soldi, ha preso 5 dollari in cambio di un caffè che vale meno di 10 centesimi. Sono stato derubato alla luce del sole. Quindi quello che devi fare è sederti e capire come vieni derubato. Perché se capisci come gli altri ti derubano, puoi metterti nel mezzo tra i soldi e le altre persone, capisci? Devi pensare a come gli altri prendono i tuoi soldi. Per capire come lo fanno. E poi come puoi farlo tu per prendere i soldi dalle altre persone. Devi cominciare a vedere il mondo così. La maggior parte delle persone non lo fa mai quando spendi i soldi. Devi farlo sempre perché puoi avere delle buone idee. Ascolta, Starbucks è solo una caffetteria. Sono una delle aziende più ricche del mondo, ma non hanno avuto una grande idea. Non è un'idea rivoluzionaria, è un'idea banale. Vendiamo caffè, un paio di brownies e abbiamo il wifi gratuito. È un'idea di business stupida, l'idea peggiore. Ed hanno tutti questi soldi.
Le persone spesso mi dicono che hanno bisogno di un'idea. No, non hai bisogno di un'idea. Anche le idee brutte guadagnano soldi, le idee banali guadagnano soldi, le cose più basiche guadagnano soldi perché le persone spendono soldi di continuo. Osserva ciò su cui spendi i soldi. Non spendi i soldi per mettere un elefante su un razzo spaziale, non fai nulla di unico, spendi i soldi su stupidaggini. Le persone ti stanno derubando con stupidaggini e spazzatura. È questo che accade. E tu puoi fare la stessa cosa. Qual è la citazione che ho detto? Qual è la citazione che ho detto all'inizio? Gli affari sono solo i soldi delle altre persone.